intanto credo che abbia gettato le basi perché nascesse nel film precedente, Viva la Libertà. Un po' per gioco, ma anche a volte seriamente, ci siamo detti durante la lavorazione di questo film che Salus potrebbe essere il terzo gemello. Sicuramente uno dei personaggi più originali, più singolari che ho avuto la fortuna di interpretare. È un monaco certosino. Questo bianco che si pone di fronte agli altri personaggi risulta essere come uno specchio. È come se obbligasse questa presenza a una rimessa in discussione che favorisce la confessione. Un fuggire dalle regole dettate da una comunicazione asettica, ufficiale, tecnica, e invece un aprirsi a una comunicazione legata alla vicenda personale che in quel momento questi personaggi fortemente simbolici stanno attraversando. Innanzitutto il personaggio interpretato da Otelli, che è colui che chiama questo monaco per avere un confronto, che è un confronto appunto tra due idee della vita fondamentalmente diverse.